È stata una lunga giornata domenica a Scalea, interamente dedicata all'Amerigo Vespucci. La nave più bella del mondo ha solcato ancora una volta i mari calabresi e ha gettato l'ancora, proprio davanti alla costa della cittadina del Tirreno Cosentino. In mattinata una delegazione dell'amministrazione comunale è salita a bordo, poi l'ospitalità è stata ricambiata nel Palazzo di Città, dove si è tenuto un incontro istituzionale tra il sindaco, l'amministrazione comunale, il comandante di nave Vespucci e i membri dell'equipaggio. Questa è una giornata storica per Scalea, per la seconda volta in 3 anni la nave scuola Amerigo Vespucci ci ha onorato della sua presenza al largo delle coste di Scalea, una nave storica che è in mare ininterrottamente dal 1931, orgoglio della Marina italiana, unica nave in tutto il mondo. È stato un onore accogliere qui il comandante di nave Vespucci, Sua Eccellenza il prefetto, per questa giornata storica. Terminato l'incontro, sono state deposte corone e monumenti ai caduti di Piazza Aldo Moro e via Roma, alla presenza del prefetto di Cosenza Vittorio Ciaramella. Il brindisi di benvenuto a Piazza Maggiore de Palma è stato il momento clou dell'accoglienza all'equipaggio della nave scuola, simbolo dei valori difesi e promossi dalla Marina Militare, dell'attaccamento alle città di mare come Scalea. È una testimonianza di quella della Marina Militare, del legame che lega la Marina a tutta l'Italia, ma soprattutto ai comuni come Scalea, che sono comuni che vivono sull'attività, sulla prosperità economica che è data loro dal mare.